Entriamo nella storia. 160 anni. Una marcia indietro nel tempo. Oggi diventa ieri e poi veloce ancora più indietro. Le origini d'Italia sono le nostre origini. La forgia e i colori delle uniformi sono date dalla moda e dalle esigenze di servizio del tempo. Alle guardie di pubblica sicurezza piedate, con kepi e tunica a turchino scuro, con pantalone bigio, si affiancano le guardie con copricapo a falde tese e giubbino alla marinaresca. Fine 800, ora le uniformi sono di colore turchino scuro, mentre i funzionari di pubblica sicurezza, questori, ispettori e delegati, continuano in servizio di indossare abiti borghesi e fascia tricolore. Fine della Grande Guerra. Ora la Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza, Forza Armata dello Stato, veste il grigio verde e il grigio acciaio, quasi nero. Il colore nero permane anche nel ventennio, ribadito il cremisi, tradizionale colore della polizia, in onore dei nostri caduti. Nell'Africa italiana, la comoda sahariana è indossata dalla polizia coloniale. Il dopoguerra è a forti tinte grigio-verdi, poi affiancate dal blu indossato dalle prime donne in polizia. Nei primi anni 60, l'Accademia del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza riprende il turchino scuro e il bigio dei primi poliziotti dello Stato, colori tuttora in uso. Chiudono le ultime tracce del grigio verde, dismesse nella seconda metà degli anni 70. L'852. L'Italia si addesta. Ho una camicia rossa. Ci credo in Garibaldi e nel suo sogno di un'Italia unita. Parto da lontano e conquista dopo conquista vedo formarsi questo paese. Per la prima volta fratelli d'Italia. Ma non basta conquistarla, questa terra. Dobbiamo proteggerla. È così che sono diventato guardia di pubblica sicurezza. Compare Turiddu muore sulla scena della cavalleria rusticana. Non vado più a piedi, ma a cavallo. Ora sono chiamato guardia di città, presente in ogni città del Regno d'Italia. ...1904. Il Regno d'Italia cambia e cambiamo anche noi. Investighiamo. Studio indizi e dettagli, cerco prove e segnali. Proteggere non è solo reprimere, ma anche prevenire. I miei colleghi si muovono in bici. Sì, come Girardengo, sono gli anni del grande campione. 1940. Entriamo nel secondo conflitto mondiale. Sono un agente di pubblica sicurezza. Mi sposto in motocicletta in un mondo che va a fuoco. Siamo pronti alla morte. Forse in questa notte ho paura anch'io. Ma l'Italia chiamò e io rispondo. 1945. È finita la guerra, si riparte. Da Regno a Repubblica, la mia Italia si trasforma e c'è molto da fare. Nascono le forze mobili e i corpi speciali. Sono poliziotto nel traffico, nelle ferrovie. Sono dove c'è bisogno, in questa Italia che corre veloce. 1963. Guido Piavela 21. Uso la radio per la prima volta. Intanto diventiamo un numero per i cittadini, 113. E io arrivo con i miei colleghi. 1968. Contestazioni di piazza, movimenti giovanili, ragazzi noi, ragazzi loro. 70. Anni di piombo, anni che segneranno il nostro paese.
anni duri. Noi ci specializziamo, siamo equipaggiati con dotazioni nuove, adeguate ai tempi. 1981. Ci smilitarizzano. Non sono più un militare, sono sempre un poliziotto. Sto scrivendo un verbale nel mio commissariato e nella scrivania di fronte alla mia c'è un'agente donna. Sono entrata in polizia dopo una lunga esperienza in materie specifiche. Insieme dobbiamo affrontare fenomeni nuovi di una società che si muove verso il 2000. 1990. Nasce il Servizio Centrale Operativo, che coordina diversi pool investigativi. Io sono nel pool antimafia. Smontiamo la cupola palermitana. Io ero con loro, ma sono rinato dopo di loro, e tanti con me. ...2002. Il mondo si muove e noi con lui. Riferimento costante per i cittadini. Immigrazioni e frontiere. Internet ha i suoi mille mondi paralleli, l'Europa. Oggi sono qui, insieme ai miei colleghi. Vi guardiamo, mentre voi guardate noi.